occasioni. Non era. Tra poco i primi 90 minuti della doppia sfida che assegnerà tra 7 giorni l'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, la primavera team camp, il punto forte del repertorio. Per quanto riguarda invece il settore di lui, ha un buon guizzo Marilungo, pallone basso, allontanato Trovò, poi Tissone. Mezzo, Rossini allontana, poi Tissone ancora lì davanti alla difesa, subito. Tissone, parlavi di Tissone, è il giocatore questa sera davanti alla difesa dell'Atalanta, un giocatore completamente diverso dal fratello, è un giocatore di grande quantità questo Tissone, di qualità quello della prima squadra, però anche lui si sta imponendo. Pallone in mezzo per Andreoli. E mi sta piacendo molto, devo essere sincero, come ordine. Lui nel momento in cui la palla è in possesso dei giocatori della Sampdoria gestisce bene il trequartista avversario, vede bene gli inserimenti e i tagli interni dei due giocatori accanto a Scappini, e nel momento in cui riceve palla, fino adesso ha sempre avuto la scelta giusta, scelta di prima, quindi giocata veloce, rapida e importante per la sua squadra. Con il movimento di Crotti, tocco dietro per Tissone, si fa vedere Radovanovic vicino a lui, ancora lo scambio tra Christian Hernan, Tissone e Radovanovic, Tissone il fratello chiaramente di Fernando, centrocampista oramai titolare della formazione di Del Neri. Pesietro. Esatto, stavo proprio ponendo l'attenzione mia e di voi che siete in collegamento a casa sul numero 4, Tissone. Due tocchi, non di più, quello che deve fare il buon centrocampista, sapere già prima di ricevere la palla quale deve essere la giocata successiva. È una giocata molto semplice, però la semplicità è quello che conta in questo ruolo. Coni è bianco, poi Girasole, lo scarico per Tissone, eccolo qua, due tocchi e poi passaggio in profondità per Perico. È commentato a più riprese, nel momento importante è saltato fuori Scappini. Ancora una volta la sostanza di Tissone che è andato a disturbare due portatori di palla della Samp, inizialmente Marilungo, poi Signori, alla fine ha lasciato giocare il direttore di gara per la norma del vantaggio, poi Tissone per l'occhinato sinistra, e adesso valutiamo Tissone come centrale di difesa. In questo momento per Christian Hernan Tissone, gran partita davanti alla difesa, vediamo se ha duttilità anche nel ruolo di difensore centrale, va con Barbetti a costituire la nuova coppia difensiva. Arretrata, brutto intervento intanto di Bianco col piede a martello ai danni di Tissone, vorrebbero la munizione i giocatori dell'Atalanta, però mi sembra che per Tissone problemi e conseguenze non ci siano. Da rivedere. Si è allungato, non è stato volontario, si è allungato. Coni a costruire l'azione più pericolosa e questo signore, il 4, ha giocato veramente una partita da signore. Hai visto? Tutta alta, ancora Fiorillo con i pugni, disturbato però nello stacco dal tentativo di Tissone e regolarità. Insomma, sono i minuti di Marconi questi, no? Al 43 sicuramente Christian Hernan Tissone, prima con interditore davanti alla difesa e poi come centrale sempre difensivo. È stata una partita all'insegna della semplicità. Il calcio è prima cosa semplicità. Poi quando acquisti fiducia, prestazione, puoi concederti anche qualcosa dal punto di vista tecnico e di istinto, però fondamentalmente le cose semplici sono le più importanti nel calcio, e Tissone qui inquadrato ne è stato un ottimo rappresentante. Le quotazioni dell'Atalanta che oggi ha fatto partita corta, di contenimento, senza troppi fronzoli, un po' il simbolo è proprio Tissone e anche di... Buona partita di Rossini, due giocatori, Tissone e Rossini, molto precisi, molto puntuali, bravi nelle chiusure, attenti e concentrati come difensori, questa è una delle qualità migliori per chi gioca di Rossini.